Lo sport al cinema, a Matera, due giorni di proiezioni di film che mostrano la bellezza dell'agonismo e il suo ruolo sociale, coinvolti gli studenti, domani le premiazioni. Cinema, in corso nella città dei Sassi, la 12ª edizione del Matera Sport Film Festival. Per noi c'era l'inviato Antonio Coronato. La bellezza dei record, il riscatto sociale, le grandi imprese note a tutti e le fatiche sconosciute. Lo sport è un immenso copione che regala infiniti spunti, alcuni dei quali sono diventati opere proiettate nel corso della 12ª edizione del Matera Sport Film Festival. 25 opere in concorso che raccontano davvero tutti i temi, dal diritti di genere ai diritti dell'inclusione, all'integrazione, alla cooperazione, alla capacità di rendere lo sport un elemento di sviluppo dei territori. Le leonesse del calcio, le sfide vinte da chi ha superato i propri limiti, le biografie di atleti che hanno fatto la storia della loro disciplina. Tutto raccontato attraverso la macchina da presa che da sempre affascina i ragazzi, accompagnati con incontri e seminari a comprendere qualcosa in più della settima arte, come il dietro le quinte di ogni set, raccontato da Maurizio Cusano, coordinatore delle produzioni e dei cast di centinaia di film. Nulla rimane, tutto qui. Io ho cominciato con una semplice comparsa, oggi sono diventato, insomma, coordinatore di tutti i film internazionali che faccio. Agli studenti è affidato anche il compito di assegnare un premio speciale. Domani sera alle 20 al Cinema Guerrieri la proclamazione di tutti i vincitori. Io credo che il vero, diciamo, cuore, ecco, del Matera Sport Film Festival sia esattamente questo: poter parlare di rispetto, poter parlare di sviluppo del territorio, poter parlare di accoglienza, poter parlare di diritti, di emancipazione umana e sociale. Attraverso lo sport si diventa pienamente persone, prima che cittadini.